Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito CoBiz. Andremo a realizzare insieme la borsa Secchiello, quella appunto bicolor bianca e nera. Se vi siete persi l'unboxing dove vi presentavo il set, ve lo linko qui nella di informazione e ovviamente in descrizione vi lascerò il link di questo kit. Il kit in questione è questo qui, è davvero molto molto carino. All'interno ci sono tutti i componenti per poter realizzare appunto questa bellissima borsa Secchiello in doppio colore perché è bianca e nera. Sul sito, se non erro, c'è anche la disponibile bianca e celeste, e con questo bellissimo fiocco davanti. Vi illustro la borsa anche dal sito ed eccola qui, questa è la resa appunto finale del prodotto. Ed è davvero carinissima. Questi sono tutti i materiali appunto che sono all'interno del kit e questa è appunto la borsa nel dettaglio. È davvero molto carina. All'interno del kit non sono presenti le istruzioni, quindi andrò molto molto ad intuito. Quindi adesso iniziamo e assembliamo questa graziosissima borsa Secchiello. Vi illustro velocemente tutti i materiali che sono presenti all'interno del set, ovviamente sia la parte del fiocco, sia la parte bianca che la parte nera. Ci sono ovviamente anche le codine del fiocco, che sono questi due elementi, e poi c'è l'interno della borsa. Questo andrà appunto all'interno. I due lati della borsa, uno bianco e uno nero, come potete vedere, sono tutti quanti forati qui ai bordi, in modo che dobbiamo soltanto andare a cucire i due elementi. Qui ci sono due fori che poi andranno effettivamente i piedini della borsa, e qui in alto, come vedete, ci sono questi occhielli dove passerà all'interno la catena. Ve la rimostro di nuovo velocemente così. Aspettate, ecco qua. Vedete, i buchetti quelli lì in basso vanno appunto i piedini della borsa, invece gli anellini qui in alto andrà appunto la catena. In questo sacchetto sono presenti gli altri materiali per poter realizzare la borsa, come appunto tre aghi belli lunghi. C'è anche un piccolo cacciavite. All'interno è presente anche il cotone per poter cucire la borsa, il cotone cerato. Poi c'è la catena con i moschettoni, la chiusura calamitata e ovviamente questi sono i piedini della borsa. Quindi adesso iniziamo con i due laterali. Ovviamente andrò prima a cucire questi due laterali grandi. Rieccomi, ho tagliato esattamente 1,5 m di filo e ho aggiunto appunto l'ago. Adesso vado a sovrapporre questo lato qui bianco alla parte nera, in questo modo, vedete, tenendo sempre in considerazione questi fori. Ovviamente le due parti devono essere la parte frontale della borsa. In che modo possiamo vedere questo? Basta guardare e osservare questi cerchietti appunto in metallo. E questa parte qui, come vedete, è la parte retro di questo foro, e questa invece è la parte davanti. Stesso discorso anche per questo nero: questa è la parte retro e questa è la parte davanti. Quindi sovrappongo le due parti e poi vado semplicemente a cucire. Quindi ripasso con l'ago all'interno del primo foro di entrambi i lati, lascio una codina e poi semplicemente rivado nel secondo foro di entrambi. In questo modo. Adesso riscendo nel terzo foro, nella parte nera, e risalgo nel terzo foro della parte bianca e proseguo così fino alla fine. Quindi vado nel quarto foro della parte bianca e nel quarto foro della parte nera. Ovviamente non vi preoccupate se i primi punti sono morbidi, perché basta tirare il filo
tutto viene bello compatto. Quindi proseguo in questo modo fino alla fine. Rieccomi, come vedete, manca l'ultimo foro da cucire. Questa è la cucitura interna, eccola qui. E adesso vado a cucire anche l'ultimo foro di questo lato, quindi rientro sia nella parte bianca e sia nella parte nera e tiro il filo. E adesso, visto che mi ritrovo ovviamente con il filo, posso andare avanti con la cucitura e vado a cucire questo lato qui. In che modo? Questi due laterali, ma anche da quest'altro lato, va piegato in questo modo, così, vedete? In modo che questa parte qui va sotto e questa invece va sopra, quindi va effettuata, aspettate che giro il lavoro per comodità, va effettuata questa cucitura qua, in questo modo. Vedete? In questo modo va effettuata la cucitura, va sotto questa parte qui. Quindi, visto che mi ritrovo in questo punto, io rientro direttamente in questo punto qua, che poi è quello alla punta, e tiro bene il filo, in modo che vado già a collegare, vedete, in questo modo. E adesso posso ripassare nel secondo foro qui e ripasso anche nel secondo foro di quest'altro lato, di questi due, e tiro. Ecco qua. Ripasso nel terzo foro e stesso discorso ripasso anche nel terzo foro dell'altro lato e tiro. Poi ripasso nel quarto foro e ripasso anche nel quarto foro da quest'altro lato, nel quinto e ripasso nel quinto in basso, nel sesto e ripasso nel sesto in alto. Ovviamente proseguo così finché non ho terminato questa cucitura. Aggiusto con le mani questi punti e stringo per bene ed ecco qua la cucitura al momento. Ovviamente posso anche ripassare all'interno della lavorazione. Se preferisco la cucitura in questo modo, lo lascio così. Ma volendo posso effettuare anche una cucitura più fitta, quindi ripasso nel secondo foro e vado ad effettuare la cucitura, tra virgolette, per questi punti mancanti, in modo da effettuare una cucitura piena. Che non è male, sinceramente. In questo modo possiamo anche ritornare indietro nella lavorazione in modo da non tagliare il filo, ma avere un unico filo per tutta la cucitura. Ok, adesso ripasso nuovamente qui. Ecco qua.
E adesso ovviamente vado a cucire anche quest'altro lato, quindi mentre la parte nera sono andata sotto, la parte bianca vado sopra, quindi rientro in questo foro. Stesso discorso, sovrappongo le due parti, così, e poi vado a effettuare la cucitura per questi due lati. Quindi rientro nel secondo foro e risbuco nel secondo foro e risbuco nel secondo foro in basso. Poi rientro nel terzo. Ovviamente vado avanti con questa cucitura, poi ritorno indietro per effettuare questa cucitura fitta qui nel laterale, poi vado avanti cucendo questa parte qui centrale, tenendo sempre conto che la parte bianca va sopra, e poi arrivati a questo punto vado a cucire anche questa aletta qui nera, tenendo conto che va sotto a tutte le altre. Invece per quanto riguarda quella bianca va sempre sopra e poi ovviamente andrò a cucire anche questa aletta qui. Io ovviamente continuo con questa lavorazione e vi mostro il risultato. Rieccomi, questo è il risultato al momento. Come vedete ho effettuato appunto la cucitura sia della parte bassa della borsa del fondo e questo è il risultato. Appunto, doppia cucitura qui sui laterali e qui invece solo una sorta di tratteggiato, anche per quanto riguarda la parte qui dei laterali, soltanto tratteggiato. E invece per i due lati qui c'è appunto questa doppia cucitura. Questo è come risulta appunto la borsa al momento. Come vedete ho aggiunto anche la catena e questo invece è l'interno della borsa. Adesso, come vedete, qui ho ancora il filo a peso e quindi vado a ripassare in qualche punto, esattamente in 6 punti, in modo da andare a rinforzare questo filo e poi ovviamente taglio il filo in eccesso. Quindi ripasso in qualche punto. In questo modo, quindi sempre entrando e uscendo dai punti già presenti sulle copelle, e arrivati appunto a questo punto, vado a effettuare un nodino interno, basta che ripasso sotto a un punto, si forma l'asolina, rientro con l'ago all'interno dell'asolina e tiro, e si è formato questo piccolo nodino che poi andrà nascosto, e poi semplicemente ritorno nel foro in basso. Ed ecco qua. In questo modo, e poi taglio il filo in eccesso. Ed ecco qua la cucitura. Questo è l'interno. Adesso non ci resta che inserire questa parte qui nella parte interna della borsa. E poi semplicemente questa parte qui va fissata con questo elemento. Si svitano questi tappini, diciamo, eccolo qua, e questi sono appunto la base della borsa. Vado a svitare anche l'altro ed eccoli qua. Questi sono appunto i quattro tacchetti che andranno appunto sotto la borsa e faranno appunto da piedino al secchiello. Invece per quanto riguarda la parte interna, quindi per andare lì ad avvitare a questi tappini, ci sono appunto queste viti che hanno, come vedete, la parte con la parte a stella che andrà appunto fissata con il cacciavite che è sempre in dotazione. Quindi questa parte qui andrà all'interno, quindi vado a prendere uno di questi e lo vado ad inserire all'interno di questi fori in modo che poi fuoriesce da quest'altra parte. E da quest'altra parte andrò ad inserire semplicemente il piedino in questo modo. Poi con il cacciavite mi aiuto ed ecco qua e vado a stringere
il piedino, tenendo ferma questa parte qui e cercando di stringere all'interno con il cacciavite. E quindi il primo piedino l'ho fissato appunto correttamente ed eccolo qua. Questa operazione vado a farla per altre 3 volte, quindi vado ad inserire gli altri piedini e ritorno da voi. Ed ecco qui come si presenta al momento la borsetta. Ho appunto inserito i 4 piedini, ed eccoli qua. All'interno ci sono le viti, ed eccole. E come vedete ho cambiato la disposizione della catena, lasciando appunto soltanto questi 3 punti e proprio su questo qui centrale della parte bianca andrò ad inserire il fiocchetto bicolor. Infatti qui ci sono tutti gli elementi per realizzare appunto il fiocchetto e adesso vi mostro anche come si realizza. Prima di mostrarvi questo, ovviamente vi mostro anche la catena sul retro. Come vedete l'ho lasciata più lunga in questo punto, in modo che proprio in questo punto andrò a fissare la catena con questo piccolo spezzone di ecopelle. Sarà appunto il fermo che andrà anche questo cucito. Quindi adesso rigiro la telecamera e vi mostro tutti i dettagli per poter completare la borsa. Ovviamente andremo ad inserire anche la chiusura calamitata. Adesso ovviamente vi mostro come si realizza appunto il fiocchettino e partiamo proprio dalle codine, quindi parte nera sotto, parte bianca sopra e vado a cucire.
Ed ecco qui il fiocco completato, è davvero carinissimo. Come vedete, ho preferito scucire le due codine in modo da non ripassare tantissimo in questi tre fori e quindi per avere anche un risultato anche più pulito. Ed ecco qua, questo è davvero molto molto carino. Adesso andrò a posizionarlo ovviamente sulla borsa. Prima di posizionarlo vado ovviamente a fissare anche questo alla catena. Quindi, ed ecco qua la catena, basta semplicemente posizionare la catena in questo modo, poi piegare le alette così sul centrale e andare a cucire. Quindi vado a cucire. Ed ecco qui il fermo della catena completato. Questa è la parte retro, questa è il davanti. Adesso, prima di applicare il fiocchetto in questo punto qui, utilizzando appunto questo piccolo spezzone di catena per applicare appunto il fiocco, vado a realizzare con l'ago e con il cotone una cucitura qui utilizzando questi fori che sono appunto sul bordo appunto della borsa. Realizzando appunto la cucitura, arrivo esattamente nella parte centrale della borsa e sempre effettuando la cucitura vado ad applicare anche la chiusura calamitata all'interno della borsa in questo modo. Cioè arrivo in questo punto e poi effettuo una cucitura in modo da poter bloccare la chiusura calamitata all'interno della borsa. Ovviamente questo passaggio vado ad effettuarlo per entrambi gli elementi in modo da poter bloccare per bene la chiusura in questo punto. Io effettuo questo passaggio, davvero semplicissimo, basta effettuare la cucitura che vi ho mostrato prima e poi vi mostro la borsa completata. Ed ecco qui il risultato finale. Cosa ne pensate? Cioè, io l'adoro. È una chicca. Carinissima, guardate i dettagli di questa piccola borsa a secchiello, è davvero un bijou, è stupenda. Questo è stato il mio primissimo lavoro con le copelle, non avevo mai realizzato appunto borse di questa tipologia, questo è stato il mio primissimo esperimento. Ovviamente all'interno del kit non c'erano neanche le istruzioni, quindi sono andata molto di intuito, ma mi sono davvero divertita tantissimo. E ovviamente mi piace sempre tanto sperimentare. Chi segue il mio canale sa che mi piace sperimentare, andare oltre la mia comfort zone, testare nuovi materiali, testare nuove tecniche. Quindi io ho adorato sperimentare con questa borsa. Spero di realizzarne altri video inerenti appunto a questo hobby. Il fiocchetto è un amore da solo anche. La borsa è anche bella capiente, eccola qua, ho aggiunto anche la chiusura calamitata e non vedo l'ora di indossarla. Voi cosa ne pensate? Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni.